Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, quest'oggi farò una breve chiacchierata circa il tema dell'innovazione, in particolare come proteggere l'innovazione attraverso la proprietà intellettuale. Allora, innanzitutto mi presento, io mi chiamo Andrea Recco, sono partner dello studio Arbo, che è uno studio appunto di consulenza in proprietà intellettuale, sito a Genova. Abbiamo due sedi a Genova e Modena e ci occupiamo appunto di consulenza di proprietà intellettuale, ossia come consigliare i clienti per tutelare al meglio la loro innovazione. La proprietà intellettuale è una materia estremamente vasta e diciamo si divide formalmente in due grossi tronconi, che sono i diritti di proprietà industriale e invece i diritti tipo know-how o copyright. Noi ci occupiamo principalmente dei diritti di proprietà industriale, ossia tutti quei diritti per i quali è richiesto un atto amministrativo per provare l'esistenza del diritto. Sono conosciuti come, diciamo, marchi, brevetti e design, ok? Sono dei titoli che vengono depositati presso gli uffici competenti, poi vedremo in base alla tipologia di titolo come è possibile procedere. E sono appunto volti a tutelare differenti caratteristiche di quella che è l'innovazione. Parliamo, diciamo, iniziamo a parlare di quello che è il principe, okay, di questi titoli di proprietà industriale, che è il brevetto. Il brevetto che cos'è? È un documento tecnico e giuridico volto a difendere le proprietà e le caratteristiche tecniche di un'invenzione. Di fatto qualsiasi invenzione può essere protetta attraverso una domanda di brevetto, purché sia la soluzione di un problema tecnico, ossia non si riferisca esclusivamente a un'idea astratta. Quindi ne deriva che qualsiasi tipo di dispositivo, così come qualsiasi tipo di metodo, purché sia un metodo applicabile a livello industriale e che presenti appunto delle caratteristiche tecniche, è diciamo, è possibile essere protetto con il deposito di una domanda di brevetto. Fa una particolare eccezione, diciamo, a questa categoria i brevetti relativi al software, perché il software in effetti è escluso dalla brevettazione. Non tutto il software, ossia il software cosiddetto as such, il software di per sé, i programmi quindi per elaboratore, come ad esempio le app o programmi che girano esclusivamente su un elaboratore, non sono proteggibili attraverso il brevetto, perché di fatto non risolvono un vero e proprio problema tecnico e non hanno delle caratteristiche tecniche. Adesso vi faccio qualche esempio. Qualora non siano riscontrabili queste caratteristiche tecniche, il software può essere protetto attraverso il diritto d'autore, ossia si protegge esattamente proprio come si protegge un libro, si protegge la copia di quello che è il linguaggio di programmazione. Questa è una cosa importante perché chiaramente si evince come il diritto d'autore sia, soprattutto in ambito software, sia facilmente eludibile, nel senso che se protegge la copia vera e propria di come io ho scritto il software, ad esempio cambiando una semplice funzione, un comando, o così come cambiando magari utilizzando le stesse funzioni ma in un linguaggio di programmazione diverso, ovviamente il diritto d'autore sarebbe facilmente eludibile. A differenza del diritto d'autore, invece, il software protetto attraverso il brevetto protegge le funzioni del software, quindi le funzioni che il software fa, indipendentemente dal linguaggio di programmazione con cui è scritto. Ma quali sono i software che sono proteggibili attraverso una domanda di brevetto? Sono tutti, come ho detto, quei software che presentano caratteristiche tecniche e risolvono un problema tecnico. Ad esempio, un software che consenta ad un dispositivo di consumare meno batteria, un software che comanda un braccio robotizzato, un software che comanda un procedimento industriale, un software che
ad esempio fa elaborazioni di dati, di immagini, di suoni, tutto questo può essere assolutamente proteggibile attraverso una domanda di Pareto. E che aspetti se ne proteggono? Si proteggono ovviamente gli aspetti che sono tecnici, che sono i passi di metodo che il software esegue su, ad esempio, un segnale audio, un segnale video, oppure i comandi che il software impartisce ad un dispositivo. Okay? Detto, diciamo, fatto questo piccolo preambolo su quello che in effetti è proteggibile, oltre al software, merita sicuramente una menzione il fatto che non sia possibile proteggere, come ho detto, tutto ciò che è un'idea astratta, quindi tutti i metodi di business, i metodi commerciali non sono proteggibili, ma allo stesso tempo anche i metodi diagnostici e terapeutici. Questo non tanto per il discorso dell'astratto, ma perché per un discorso etico, nel senso che qualora qualcuno, ad esempio, trovasse una cura per il cancro, non è possibile eticamente dare la privativa a lo scopritore di questa cura per il cancro, ma è giusto che tutti ne possano usufruire. Quindi tutti i metodi diagnostici e terapeutici non sono brevettabili. Discorso differente, ovviamente, per tutti i dispositivi medici e i farmaci, che è assolutamente un'altra cosa. Detto questo, vediamo, diciamo, che cos'è un brevetto. Il brevetto è come ho detto, un documento tecnico-legale che è suddiviso in diverse parti. Ha una parte, diciamo, la parte più importante del brevetto è la parte relativa alle rivendicazioni, che è la parte, che sancisce quello che io voglio proteggere, ossia sono di fatto, si presentano come delle frasi che indicano le caratteristiche del brevetto e le caratteristiche che io voglio proteggere del mio prodotto. Ed è la parte, diciamo, finale del brevetto, perché le rivendicazioni sono precedute da una parte introduttiva in cui si introducono gli svantaggi dello stato dell'arte e i vantaggi invece che le caratteristiche che io voglio proteggere, ossia le caratteristiche del mio dispositivo, del mio metodo, portano rispetto agli svantaggi dello stato dell'arte, quindi i problemi che il mio dispositivo risolve. E poi c'è una parte di descrizione figure, ossia ci saranno delle figure legate al brevetto e una parte di descrizione volta a descrivere appunto queste figure. Questa parte di descrizione è fondamentale perché uno dei requisiti del brevetto è la sufficienza di descrizione, ossia io devo descrivere il mio prodotto, il mio dispositivo, in modo che un esperto del ramo, quindi una persona competente nel campo in cui io sto depositando il brevetto, nel campo tecnico in cui io sto depositando il brevetto, sia in grado di attuare l'invenzione. Come ho detto, successivamente a questa, alla parte delle descrizioni, ci sarà la parte delle rivendicazioni e ci sono i disegni. Quindi le parti del brevetto di fatto sono introduzione, descrizione, figure, rivendicazioni e figure. Oltre al concetto di materia brevettabile, ossia cos'è brevettabile, e l'abbiamo visto, quindi tutto ciò che in effetti protegge, risolve un problema tecnico e non è relativa a un'idea astratta, ci sono ovviamente, questo si tratta di materia brevettabile, ossia cosa, per quale dispositivo, per quale metodo io posso depositare una domanda di brevetto. Tuttavia, la domanda di brevetto, una volta depositata, subisce un esame, quindi bisogna vedere poi che cosa è brevettabile. E sono di fatto principalmente due i requisiti di brevettabilità, diciamo, quelli che vengono in effetti valutati, che sono novità e attività inventiva. C'è un terzo requisito che è l'applicabilità industriale, ma come ho detto precedentemente, tutto ciò che in effetti è applicabile industrialmente riguarda materia brevettabile. Quindi di fatto il concetto di applicabilità industriale è già stato discusso in precedenza relativamente appunto alla materia brevettabile. Mentre le novità di attività inventiva sono i due criteri che consentono di valutare se il contenuto della mia domanda di brevetto è in effetti relativo ad un'innovazione della materia brevettabile o meno. Il primo concetto, la novità, è un concetto assolutamente oggettivo,
Ossia, è volto a valutare se quello che io ho depositato è nuovo, ossia non è stato reso noto, quindi pubblicato da una qualsiasi tipo di divulgazione, che possa essere una pubblicazione scientifica, che possa essere un brevetto precedentemente depositato, una registrazione di una conferenza, insomma, tutto ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della mia domanda di brevetto. È un concetto oggettivo, ossia, in effetti una caratteristica di un dispositivo o è nuova o non è nuova. Non si può molto discutere sulla questione, nel senso che se l'esaminatore, analizzando la mia domanda di brevetto, ritrova questa caratteristica in un documento che mi cita, io difficilmente potrò dimostrare che invece quella caratteristica che io invece voglio proteggere è nuova, okay? Perché se in effetti è descritta all'interno dei documenti precedentemente pubblicati, io non ho armi. Okay? Invece il secondo criterio, che è l'attività inventiva, ossia l'ovvietà, è il criterio, il requisito, passatemi in termini un pochino più filosofico, nel senso quello su cui noi andiamo a discutere con gli esaminatori per ottenere il rilascio delle mie domande di brevetto. In effetti, il requisito dell'attività inventiva risponde alla domanda quando è che una caratteristica può essere considerata ovvia. Una caratteristica, diciamo, può essere considerata ovvia se un esperto del ramo, utilizzando le competenze in suo possesso, e quindi di fatto sono le pubblicazioni, tutto ciò che ho pubblicato prima della data di deposito della mia domanda di brevetto e le sue competenze, quindi la sua esperienza nel campo tecnico, sarebbe giunto in modo ovvio ad ottenere il dispositivo o il metodo che io voglio proteggere attraverso la mia domanda di brevetto? Capite bene che ci sono diversi punti, intanto bisogna identificare un esperto del ramo, cioè come può muoversi un esperto del ramo? Tendenzialmente, per quella che attualmente la dottrina in utilizzo, un esperto del ramo è un umano, un po', diciamo, non dotato di particolare intelletto, ma che ha una profonda conoscenza del campo tecnico a cui si fa riferimento e che allo stesso tempo può combinare, diciamo, gli insegnamenti che ci derivano da i vari documenti pubblicati. Quindi di fatto per ottenere, per dimostrare l'attività inventiva della mia domanda di brevetto, io devo dimostrare che questo esperto del ramo, utilizzando tutti i documenti citati dall'esaminatore durante la fase di esame, sarebbe riuscito a ottenere la soluzione che io voglio proteggere semplicemente combinando le conoscenze in suo possesso. Okay? Questo di fatto è il terreno, come dicevo, su cui combattiamo con gli esaminatori per ottenere il rilascio del brevetto. Perché? Perché qualsiasi domanda di brevetto viene depositata, quindi ha una fase di deposito in cui quindi è prevista la redazione del testo tecnico-legale e si deposita presso l'ufficio competente. Poi valuteremo come è possibile depositare, ok? Quindi si deposita presso l'ufficio competente, la domanda di brevetto prevede poi una fase d'esame, ossia l'esaminatore esamina il contenuto della mia domanda di brevetto e effettua una ricerca di anteriorità, ossia ritrova i documenti appartenenti al campo tecnico a cui fa riferimento il mio brevetto, e mi cita dei documenti che possono essere lesivi della novità dell'attività inventiva, quindi di fatto che possono anticipare il contenuto dell'invenzione che io ho depositato. Il mio scopo è quello di analizzare questi documenti, valutare che in effetti non ci sia un'anticipazione, o meglio, valutare quali caratteristiche del brevetto inizialmente depositato io posso salvare e rispondere all'esaminatore cercando di ottenere il rilascio del brevetto. Quindi di fatto quasi tutti i brevetti ricevono una modifica dalla fase di deposito alla fase di rilascio, proprio modifiche che sono volte
ottenere una protezione su quello che in effetti è innovativo, ossia su quello che non è anticipato da parte dell'arte nota. Come dicevo, perché ho detto il brevetto si deposita presso gli uffici competenti, perché il brevetto, la domanda di brevetto è un diritto di proprietà industriale, come ogni diritto di proprietà industriale ha una connotazione territoriale, ossia protegge all'interno dello Stato in cui è depositato e protegge dalla produzione e dalla vendita all'interno di quello Stato. Quindi, di fatto, la protezione è limitata ai confini dello Stato in cui è depositato. Per fare in modo perché ovviamente l'interesse è difficilmente limitato ad uno Stato solamente, per evitare che un titolare di una domanda di brevetto debba depositare lo stesso giorno in tutti gli Stati di suo interesse, c'è una cosiddetta convenzione di priorità, ossia si deposita la domanda di brevetto all'interno di uno Stato, ad esempio si deposita la domanda di brevetto presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, quindi in Italia, e il titolare della domanda di brevetto ha 12 mesi di tempo per poter estendere la domanda di brevetto all'estero, retrodatando la data di deposito, perché come vi ho detto, uno dei requisiti di brevettabilità è la novità, ossia le caratteristiche del mio brevetto devono essere nuove. Per essere nuove, non devono appartenere allo stato dell'arte e quindi di conseguenza anche una mia autodivulgazione potrebbe ledere la novità di una domanda di brevetto depositata successivamente. Quindi cosa significa? Che io deposito in Italia, ho un anno di tempo per estendere all'estero, ma la ricerca di anteriorità che verrà effettuata dagli altri uffici, perché ovviamente ogni ufficio ha una propria fase d'esame, ogni ufficio, diciamo, nazionale ha una propria fase d'esame, e di conseguenza la ricerca viene retrodatata al deposito della mia domanda italiana. In questo modo io sono protetto potenzialmente per un anno in tutto il mondo, ok, dalla data di deposito iniziale. Ora, è chiaro come in mezz'ora sia molto difficile condensare una materia che è enorme, però di fatto questi sono dei piccoli suggerimenti che poi possono dare ovviamente adito a domande circa questo enorme mondo della proprietà industriale. Al momento abbiamo velocemente trattato quello che è il brevetto, ma ovviamente ci sono altri titoli di proprietà industriale che proteggono caratteristiche differenti. Li vediamo, diciamo, velocemente, principalmente ecco, un fratello minore, diciamo, del brevetto, quindi sempre volto a proteggere le caratteristiche tecniche di un'invenzione, è il modello di utilità. Perché ho parlato di fratello minore? Perché di fatto è un documento che si presenta esattamente come il brevetto. Tuttavia, i requisiti di brevettabilità, quindi novità, attività inventiva, sono un po' meno stringenti. Teoricamente, per ottenere il rilascio di un modello di utilità, è sufficiente che venga garantita la novità, almeno la novità di una delle caratteristiche che io voglio proteggere. Di fatto, il modello di utilità è un qualcosa che riguarda modifiche della forma di un dispositivo che consentono di ottenere un miglioramento della funzione del dispositivo stesso. Quindi il modello di utilità non può avere, a differenza del brevetto, il modello di utilità non può avere come oggetto un metodo industriale, proprio perché riguarda esclusivamente i dispositivi. Le differenze sono poi minime, nel senso che il brevetto dura 20 anni a decorrere dalla data di deposito, mentre il modello di utilità dura solo 10 anni, ma questa è una differenza poco rilevante in quanto ormai i brevetti hanno un tasso di obsolescenza tecnologica di 6-7 anni massimo, a parte alcuni campi tecnici, come ad esempio il campo farmaceutico, in cui ovviamente il brevetto può essere sfruttato per tutti i suoi 20 anni. Nel settore meccanico ed elettronico, tendenzialmente dopo 6-7 anni il brevetto viene abbandonato proprio perché superato da migliorie e perfezionamenti tecnici. Quindi questa è la prima differenza. La seconda differenza è che
non in tutti gli stati è riconosciuto il modello di utilità. Ad esempio in Italia si può depositare un modello di utilità, in Germania anche, ma ci sono alcuni stati in cui il modello di utilità, come ad esempio gli Stati Uniti, non è riconosciuto. Non è riconosciuto neanche a livello europeo. Quindi nel momento in cui si deposita un modello di utilità a livello italiano, si volesse estendere la protezione a livello europeo, è necessario depositare, trasformare il modello di utilità in una domanda di brevetto europeo. Oltre al modello di utilità e al brevetto, che quindi tendono a proteggere le caratteristiche tecniche di un prodotto, c'è un altro titolo di proprietà industriale, è il design, che invece protegge le caratteristiche estetiche di un prodotto, ossia esattamente la forma come questo prodotto si presenta. Anche in questo caso risulta evidente come non possono essere protetti i metodi innovativi, i metodi industriali attraverso una domanda di design, ma il design di fatto è esclusivamente relativo alla forma estetica di oggetti. L'importante differenza rispetto al brevetto è che il brevetto deve essere nuovo, nel senso che non deve essere, le caratteristiche non devono essere rese pubbliche prima della data di deposito. Qualsiasi pubblicazione, come detto, anche un'autodivulgazione della materia che io voglio poi proteggere, potrebbe rendere nullo il successivo deposito di una domanda di brevetto. Cosa che invece non accade per il design, perché il design invece ha la possibilità di un anno di tempo, se io posso vendere anche sul mercato il mio prodotto e poi ho un anno di tempo per poter depositare una domanda di design, un anno di tempo dalla prima data di pubblicazione. Badate bene che il design è una domanda di una tipologia di protezione molto, molto forte e soprattutto molto efficace, sicuramente facilmente eludibile, nel senso che di fatto mi basta modificare la forma o delle caratteristiche estetiche del mio dispositivo per svincolarmi dall'ambito protettivo del design. Tuttavia, in ambito di contraffazione è molto semplice per un giudice valutare la contraffazione di una domanda di design o meno, proprio perché se la forma del prodotto di controparte è simile, ricorda quella del design depositato, allora il prodotto entrerà in contraffazione. Non c'è bisogno di particolari ragionamenti interpretativi tecnici sul significato, come ad esempio delle rivendicazioni in caso di contraffazione di brevetti. In questo caso è abbastanza lampante, ovviamente soggetto a poi il volere, alla bravura degli avvocati, anche al volere del giudice, tuttavia è particolarmente semplice identificare la contraffazione in ambito di design. Il design, peraltro, può essere ovviamente previsto in combinazione alla domanda di brevetti. Sia un oggetto, può essere sicuramente un dispositivo, può essere ad esempio protetto sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici da una domanda di brevetto, sia da una domanda di design. Un esempio che spesso porto durante le lezioni, proprio per dimostrare la forza del design, è il fatto che il successo della Coca-Cola di fatto derivi da una questione di design. Perché la Coca-Cola, che attualmente sappiamo che come il Campari è la ricetta segreta che ha reso la forza di questa bevanda, nel senso che nessuno conosce perfettamente la ricetta della Coca-Cola e quindi nessuno riesce a riprodurla, il grande successo della Coca-Cola fu grazie invece al deposito della domanda di design, nel senso che quando ovviamente negli anni la Coca-Cola ha subito dei cambiamenti a livello di gusto. Tuttavia, all'inizio veniva venduta nelle classiche bottigliette, che conoscete tutti, che sono le bottigliette in vetro della Coca-Cola con quella forma un po' fusolata, e proprio per fare in modo che il consumatore riconoscesse che in quella bottiglia c'era la Coca-Cola, si decide di depositare una domanda di design sulla bottiglietta. Quindi di fatto chiunque in possesso
della ricetta della Coca-Cola, poteva vendere Coca-Cola, ma non poteva venderla con quella bottiglietta. Quindi, di fatto, nel momento in cui la Coca-Cola è stato un prodotto che al pubblico, che incontrava particolarmente i gusti del pubblico, il consumatore ovviamente tende a comprare quella che lui identifica immediatamente come Coca-Cola, e il fatto di il consumatore associava la forma della bottiglietta alla Coca-Cola. Quindi questo è stato, diciamo, quello che ha portato il successo di vendite poi della Coca-Cola negli anni successivi. Per questo che il design di fatto sembra una protezione minore e facilmente ludibile, tuttavia spesso invece è proprio dare proprio la forza del prodotto. Un ultimissimo titolo di proprietà industriale, poi mi taccio qualora ci siano domande, è il marchio. Il marchio è un titolo di proprietà industriale che, così come il design, non deve essere ovviamente... Può essere anche reso pubblico prima della data di deposito, sia una pubblicazione precedente non invalida il successivo deposito di una domanda di ed è volto a proteggere il nome di un prodotto, di un'azienda, diciamo, di un metodo, di un qualsivoglia, diciamo, di una qualsivoglia innovazione. Il marchio ovviamente è evidente come non protegga le caratteristiche dell'invenzione o le caratteristiche del prodotto, le caratteristiche del metodo. Tuttavia, proprio per questo ha un'enorme forza perché è una protezione indiretta. Innanzitutto ha un grande vantaggio che il marchio ha una durata illimitata, ossia dura 10 anni, ma può essere rinnovato di 10 anni in 10 anni all'infinito. E quindi non ha una durata limitata nel tempo come il brevetto o il design, il brevetto che dura 20 anni o il design che dura 25. Invece il marchio ha una protezione indiretta e protegge proprio per di fatto quello che è il brand dell'azienda, il modo di fare quelli che sono segni anche. Sono segni anche evocativi, ossia se io ovviamente penso al logo della Nike, il logo della Nike sicuramente consumatore per consumatore evocherà delle sensazioni diverse, ok? Tuttavia non è limitato ad un particolare tipo di scarpa o ad un particolare tipo di abbigliamento, ma è relativo un po' a tutto quello che è il mondo dello sport e a quello che al momento è anche il mondo della moda. Come detto, anche il marchio, ovviamente, come il brevetto design, è un titolo a connotazione territoriale, ossia protegge dalla contraffazione, quindi dall'uso all'interno dello Stato in cui è depositato, e così come il brevetto gode di un diritto di priorità invece che di 12 mesi, di 6 mesi, e quindi può essere depositato e dentro 6 mesi esteso in tutti i paesi di interesse, di interesse commerciale da parte dell'utente. Vi faccio un esempio, diciamo, della forza del marchio, è dato dal fatto che il marchio spesso conferisce una protezione indiretta a un qualcosa che non è proteggibile in altro modo. Ad esempio, le discipline sportive, i metodi di allenamento, sono ovviamente metodologie che non sono proteggibili attraverso una domanda di brevetto. Si faccia ad esempio riferimento al CrossFit. Il CrossFit è una disciplina che prevede di unire diverse attività tipiche del weightlifting e del powerlifting, quindi sollevamento pesi. Discipline tipiche della ginnastica, come ad esempio trazione agli anelli, trazione alla sbarra, e discipline tipiche più relative al mondo dello sport, come ad esempio la corsa, il nuoto, il vogatore, i salti, i balzi, eccetera. Tutte queste, diciamo, queste attività non possono ovviamente essere brevettate, anche se l'insieme di attività, se vengono svolte in un unico, diciamo, allenamento, non è possibile, non presentano, non sono materia brevettabile. Tuttavia, se ci si inventa un nome, come ad esempio quello del CrossFit, è possibile depositare un marchio. Chiunque potrà
svolgere CrossFit, insegnare il CrossFit, ma nessuno potrà chiamarlo CrossFit. Cosa significa? Che anche in questo caso il consumatore ovviamente tenderà ad andare in quelle palestre, se vuole fare CrossFit, tenderà ad andare in quelle palestre in cui viene pagata la licenza per l'utilizzo del marchio CrossFit e quindi di conseguenza il marchio conferisce una protezione indiretta, poiché chiunque potrà insegnarmi CrossFit, ma non potrà chiamarlo CrossFit. Ora, io ho finito questa velocissima, veramente, veramente veloce panoramica e lascio tempo agli approfondimenti qualora ce ne siano. Sono disponibile ovviamente in attesa delle eventuali vostre domande e risposte. Grazie a tutti. Per eventuali domande può essere utilizzata la chat. Non vedo, direi, domande, non so se... Aspetto ancora 2 minuti, poi nel caso non ci fossero domande, comunque insomma... Eventualmente vi forniranno i miei riferimenti qualora fosse interessati. Bene, vedo che non ci sono domande, allora niente, io vi saluto e ci vediamo insomma, al prossimo appuntamento. Grazie a tutti, buona giornata.